Il mio nome è Bettina Lilian Prenz e insegno lingua spagnola presso l'Università di Trieste. Sono qui a presentare il volume dal titolo Corso di grammatica spagnola, edito nel 2012 da Edizioni Nuova Cultura. Questo volume è anche il primo volume della collana Agorà della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Unicusano di Roma. Il libro è frutto di tanti anni di insegnamento di lingua spagnola e in quanto tale è stato pensato sin dall'inizio non come una vera e propria grammatica di stampo tradizionale, bensì come manuale da utilizzarsi nelle classi universitarie. Pertanto è rivolto fondamentalmente a docenti che vogliano servirsene per i propri corsi, ma non soltanto. Per la sua strutturazione interna, il libro è particolarmente adatto anche per l'autoapprendimento, ossia rivolto a tutti coloro che vogliono cimentarsi con lo studio della lingua spagnola, in totale autonomia. Il libro è strutturato in 16 unità didattiche, ognuna delle quali si apre con il proprio testo di applicazione. Questi testi di applicazione sono dei brevi racconti appartenenti al genere microcuentos di autori sudamericani quali Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Marco De Nevi, Eduardo Galeano e così via. I brani sono stati scelti naturalmente in base alle strutture grammaticali che presentano e che poi vengono analizzate nell'unità stessa. Sono stati scelti in ordine di difficoltà crescente. Il libro comincia dalle basi, ossia rivolto a tutti coloro che cominciano lo studio dello spagnolo da zero e arriva ad un livello B1 del quadro di riferimento europeo, che sarebbe un primo livello intermedio. Va detto che il libro è stato interamente scritto in lingua spagnola, questo potrebbe rappresentare qualche difficoltà, visto che gli studenti, cominciano da zero. In realtà il registro di lingua che è stato scelto è un registro molto semplice, proprio, affinché gli studenti riescano da subito ad immergersi nella lingua spagnola e, a cogliere le spiegazioni, grammaticali, senza particolari difficoltà. Il libro presenta, in fondo un'appendice molto importante perché in questa appendice, sono stati raccolti altri brevi racconti, sempre in ordine di difficoltà crescente, e questi racconti, possono rappresentare dei percorsi alternativi a quello proposto nelle 16 unità didattiche o comunque rappresentano un materiale aggiuntivo su cui svolgere le lezioni oppure esercitarsi. Il libro, oltre che nella sua versione cartacea, lo si trova anche in versione ebook e print on demand, sulle maggiori librerie online.